Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video e benvenuti soprattutto a tutti i nuovi iscritti che ci sono stati nell'ultimo periodo su questo canale. Chi mi conosce sa che sono laureata in scienze ambientali, quindi questo video casca un pochino a fagiolo, nel senso che è un pochino anche parte di quello che dovrebbe essere il mio lavoro. Durante la quarantena, quello che ci è mancato di più sono senza dubbio le passeggiate nella natura. In questo video quindi troverete alcune mete per quest'estate o per la prossima primavera, nel caso siate interessati, in cui passare anche solo qualche ora nel verde. Anche in questo caso le mete sono messe in ordine da nord a sud, vi avviso subito, ne ho molte di più per il nord, in realtà, e un pochino meno per il sud. In ogni caso ci sarà qualche meta anche per chi vuole andare al sud o al centro-sud. Partiamo subito con Villa Cipressi sul lago di Como, quindi in provincia di Lecco. Questa villa è caratterizzata da un bel giardino che degrada lentamente verso il lago di Como e che ospita anche numerose specie non autoctone di questa zona. Seconda meta è Villa Melzi d'Erril, sempre sul lago di Como, in questo caso siamo a Bellagio. Il giardino di questa villa vanta platani secolari e numerose specie esotiche. Andiamo al Parco Pallavicino, sul Lago Maggiore questa volta. Si tratta di un parco di 18 ettari che sembra un paradiso terrestre con castagni, faggi, aceri, ma possiamo trovarci anche cigni, coniglietti nani e pecore. Sempre sul Lago Maggiore ci sono i giardini botanici di Villa Taranto. Questi giardini sono stati ideati dal nobile scozzese Neil MacEachran, spero di non aver cannato il cognome, e possiamo trovarci boschi, radure, laghetti e serre. Ci spostiamo in provincia di Biella, quindi siamo sempre al nord, con l'Oasi Zegna. È un'oasi naturalistica ideale per chi vuole un pochino perdersi nella natura, ci sono numerosi sentieri. E vi consiglio di fermarvi nella conca dei rododendri. In Veneto, in provincia di Padova, abbiamo il castello di San Pelagio, che ha un parco di circa 3 ettari in cui è possibile ammirare oltre 200 varietà di rose. Ci sono anche cipressi, gelsomini, tigli e labirinti verdi. In più, una piccola chicca è che questo castello ospita anche il Museo del Volo, quindi veramente adatto un po' a tutti. Cominciamo a spostarci un pochino più a sud, andiamo non lontano da Bologna con il Palazzo Varignana. Questo giardino ospita una collezione di ben 76 specie diverse di querce, che rappresenta uno dei patrimoni arborei più importanti d'Italia. In più, se non vi basta, dal 2015 ospita anche un labirinto vegetale. Continuiamo la nostra discesa verso sud, siamo in pieno centro a Roma, in questo caso con il giardino di Palazzo Colonna, che copre tutta una pendice del Colle del Quirinale. Qui troviamo anche le tracce di un antico tempio romano. Passiamo quindi all'ultimo giardino, quello più a sud, che si trova alle porte di Catania, ovvero le stanze in fiore di Canalicchio. Si tratta di un giardino di 7 ettari con ninfee e fiori di loto che convivono con piante esotiche che qui hanno trovato il loro habitat ideale. La villa ospita anche un giardino orientale e un giardino zen per veramente un'evasione completa anche verso terre lontane. Bene ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto, nel caso lasciate un bel like e se non lo siete iscrivetevi al canale, magari attivando anche la campanella in modo da rimanere aggiornati sulle nuove pubblicazioni. Se avete qualche giardino particolare, non di quelli super famosi, da consigliare, lasciate un commento qui sotto. Sempre qui sotto, ma in descrizione, trovate link a tutti i miei social per seguirmi in diretta nelle mie avventure, in particolare quello più aggiornato è Instagram. Noi ci vediamo al prossimo video. Have a nice life!